Ebbene sì, amici di Asobu Game Love, finalmente siamo tornati con la 23esima puntata di Gaming Guide. Scusate se ho preso una pausa così lunga, ma per colpa degli esami, di altri progetti che avevo in mente che poi non si sono realizzati e di altri casini, ho avuto davvero tantissime difficoltà per registrare questo episodio. Ma comunque, siamo qui, siamo tornati e continuiamo la nostra guida con Final Fantasy VII. Eoni addietro, eravamo rimasti a Junon nel bel mezzo della parata di benvenuto per il nuovo presidente della Shinra, Rufus, il quale sta prendendo una nave per attraversare l'oceano per andare incontro a Sephiroth. E noi ci siamo appena mascherati da soldati per avere un passaggio sulla suddetta nave. Ma ora seguiamoli. Abituatevi presto a questa melodia, perché ne avrete per tanto, tanto, tanto tempo. Non ne avete idea quanto vi entrerà in testa. Oh no, non c'è nessuno! Troppo tardi. È recluta! È colpa tua per essere stato a Giron Solare! Capitano, c'è una scorciatoia di qua! Bene, buona idea. Venite da questa parte! Sì, è chiaro che dobbiamo adesso cercare di infiltrarci nella parata di benvenuto. Intanto andiamo in questo spazietto e parliamo con... Ok, prima tu. Parliamo con il capitano. Cerchiamo... È difficilissimo regolarsi così. Ok, andiamo. Vado per primo. Ora guarda come si fa, recluta. Devi solo inserirti nelle retrovie quando vedi una tortura. Ora ascolta, questa parata è in diretta mondiale con la Shinra TV. Se fai una brutta figura, l'intero esercito di Junon la farà. Ricordatelo e non rovinare tutto. Ok, inserisciti quando ti do il segnale. Inserisci nelle retrovie, non perdere la fila. E non importa cosa succeda, non tentare di andare davanti. Vai, comincia a marciare. Questa, ragazzi, è una delle cose più difficili che io abbia mai fatto. L'ho provato centinaia di volte. Centinaia di volte. La cosa importante è che quando vi inserite dovete premere il tasto X per marciare e il tasto cerchio per imbracciare l'arma. Giusto qua. Il problema però è che, come vedete da sotto, c'è una percentuale di share. Questo share può aumentare o diminuire. Se scenderemo sotto il 29%, i cronisti ci suggeriranno di lanciarci una granata e casualmente otterremo proprio la granata. Se invece supererà il 30 e sarà tra il 30 e il 39%, otterremo 6 pozioni. Da 40 al 49, 6 eteri, mentre se supereremo la percentuale di share del 50%, otterremo 5.000 guil. Ovviamente la cosa migliore sarebbe tentare di prendere i soldi, però sentite, ho provato centinaia di volte a farlo, sia quando ero piccolo che anche adesso, non riesco mai a superare il 36%, nel mio record 36%. Bene, ce l'abbiamo fatta. Oh, Presidente Rufus! Ehi, in linea e sta zitto. Non muoverti. Come procede il lavoro? Cos'è successo all'aeronave? L'aeronave a lungo raggio è ancora in preparazione. Dovrebbe essere pronta in circa 3 giorni. Anche le forze aeree di Gelnica? Finiscila con quella stupida risata da cavallo. Le cose sono differenti da quando mio padre era in carica. La nave è già pronta? Sì, signore, saremo pronti tra poco. Ah, ce la siamo cavata, almeno questo. Che
cazzo vuole la moto? Che disastro. Cade che era davvero irritato. L'uomo col mantello nero è stato visto in città, ma non siamo riusciti a trovarlo. Un uomo con un mantello nero? Si è fatto vedere 2 o 3 giorni fa e ha ucciso alcuni dei nostri soldati. È scomparso poco dopo. Girano voci che sia stato Sephiroth. Attenzione! Riposo! Ehi tu, stai prendendo in giro l'esercito? Chi se ne importa e anche se fosse, la risposta è inutile quella che diamo. E chi se ne importa? Sei troppo pigro, nessuna pausa per te. Vieni qua. Avremmo fatto la stessa cosa anche se avessimo risposto nell'altra maniera, quindi. Questo è l'esercito, soldato. I tuoi ordini per oggi sono di scortare il presidente Rufus al molo. Ti addestrerò finché non sarà ora. Vi aiuterò, signore. Anche io, signore. Bene. In linea e mostratevi la vostra posa finale. Il comando di oggi è formazione. Ricordalo. Pronti? Qua adesso semplicemente sta spiegando i movimenti che dovrete fare quando sarà il momento di scortare Rufus al molo. Basta seguire le indicazioni del capitano e premo in sequenza le freccette, il tasto triangolo, cerchio e quadrato. Possiamo fare qua intanto tutte le prove che volete. Ovviamente, esattamente come nello share, ci sarà più avanti una percentuale di una percentuale non di share ma di gradimento di Rufus nella prova. E ovviamente più maggiore sarà questo livello, più grande sarà il premio che riceveremo alla fine della nostra prova. Possiamo provarlo tutte le volte che vogliamo, io ho provato una seconda volta perché voglio essere sicuro di avere il massimo possibile. Vi dirò poi più avanti a cosa corrisponderanno i vari premi. Ok, non fare confusione quando la faremo per davvero. Comandante, qual è la nostra posa speciale di oggi? Non ho ancora deciso. Bene, recluta, lascerò che sia tu a decidere. Mostrami la tua mossa migliore. E vediamo, la mia migliore mossa è... con la fanfara. Com'è possibile farla con la fanfara? Bene, la useremo come speciale. Fate pratica. Sì, signore. Bene, incontriamoci al molo. Non fate tardi. Attenzione, riposo. Perfetto. Ora intanto salviamo, perché è sempre importante salvare, ricordatelo. E adesso è il momento di fare i nostri belli acquisti a Junon. Spero che abbiate abbastanza soldi. Allora, basta seguire intanto i soldati, che intanto vanno comunque in direzione del molo, dove dobbiamo andare più avanti. Però facciamo una bella cosa, entriamo intanto in tutti i negozi che possiamo. Non potremo riprendere ovviamente di nuovo la scorciatoia. Intanto entriamo da questo tizio, che come potete ben immaginare ce l'ha benvenuto, e possiamo comprare un bel po' di materie. Ora qua abbiamo 2 materie più interessanti, che sono la Seal Materia, che ci consente di castare la magia sonno, e una volta potenziata potremo utilizzare la magia Novox. Inoltre possiamo anche prendere la Revive Materia, usata su un alleato in status di KO, ci consente di farlo rivivere dandogli 1/4 dei suoi HP massimi. Ovviamente per chi è già esperto, diciamo, del gioco di Final Fantasy, questa magia Life equivale alla magia Raids. Una volta che sarà potenziata useremo la magia Life 2, ci consentirà di far rivivere un alleato in status di KO, facendo recuperare addirittura tutti gli HP.
Qua accanto invece abbiamo un negozio di armi. La Hard Edge per Cloud non ci serve e anche i Grand Gloss per Tifa non ci servono perché, come vedete, ce li abbiamo già, dobbiamo solo equipaggiarli. E una Diamond Pin per R13. Qualora non dovessimo avere abbastanza giro a sufficienza, possiamo ovviamente vendere le armi che non usiamo più. Ora scendiamo qua sotto. Poi vedo una simpaticissima scenetta con Rud dei Turks che sta giocando. Abbiamo scoperto che Rud gioca d'azzardo. Cosa direbbero Zeng ed Elina? E Reno, soprattutto. Vabbè, comunque sia. Torniamo. In strada. Ed entriamo anche in quest'altro negozio del cane si toglie, ok. Sì, va bene, non mi rompere. Da questa parte, in questa casa, troveremo una seconda sala dei principianti, come quella che abbiamo visto nel settore 7. Ah, Midgar. Respectable Inn la chiamano, sì. Possiamo ripassare le varie regole del gioco. I vari comandi, le varie sfaccettature, ecco. E inoltre, come vedete qua accanto, abbiamo una seconda enemy skill materia. Le enemy skill che abbiamo già preso dagli altri non saranno però già prese in questa materia, quindi dovremo tornare dai vecchi nemici e riaggiornarle. Ovviamente non lo faremo adesso, lo faremo in un altro momento quando avremo più tempo. Possiamo pure equipaggiarla, dato che... Oppure no, vabbè. Se equipaggiamo va sempre bene, perché tanto io non ce l'ho. Quindi qualora dovessimo incontrare dei nemici con delle enemy skill potremmo già prenderle, dato che l'avevo lasciata equipaggiata a uno degli altri che adesso non mi ricordo. Poi saliamo di qua nelle scalette e ci possiamo prendere un po'. Gatto! Dov'è il gatto? Oh, abbiamo un soldo in scala 1 a 35 e anche un fosforo e un Lux Source, non mi ricordo come lo traducevano in italiano. Figuratevi, fin da quando ero piccolo, ve lo faccio vedere qua tra gli oggetti, io pensavo che questo 1 su 35, tanto usiamo il fosforo e Lux Source, questo soldato io pensavo fosse uno di 35 soldati, tipo oggetti collezionabili. Invece più avanti ho scoperto che è una statuetta di un soldato in scala 1 a 35. È una cosa inutile, perché sono inutili questi oggetti, non ho mai capito almeno a cosa servono. Però figuratevi, sono stato fin da piccolo a cercarmi dappertutto altri 34 oggetti di questa qua. Intanto ho preso anche un Power Source e un Guard Source, che userò subito su Cloud, e uso sempre principalmente su Cloud. Poi più avanti, quando avrò tempo e avremo una materia particolare, vi spiegherò come ottenere questi power up, diciamo, per usarli con gli altri personaggi. Intanto scendiamo ancora, possiamo uscire e andiamo verso sud. Ciao cane. Qua non c'è niente, andiamo avanti. Non andiamo tutti di nuovo perché tanto in giù non c'è niente, però vi faccio vedere lo stesso. Il corridoio lungo, eccetera, eccetera. Che cos'è? L'ascensore è fuori servizio. Si porta al molo sottomarino e al reattore Mako sottomarino. Hanno un reattore Mako, un reattore energetico sott'acqua, pensate. Continuiamo ad andare avanti. Parliamo col tizio, che mi dice? Che mi dici, capo? Oh, come va? Se cerchi il modo da quella parte. Vabbè, grazie. Non ci interessava la perla. Allora, entriamo di qua. E vedevo in bar con una scena con gli altri Turks.
Il presidente al sicuro perché noi siamo qui. Però quando pensi che il lavoro sia noioso, voi ragazzi cominciate a fare casino. Vai fuori di qua. Gentilissimo capo. Comunque sia, andiamo in quest'altro. Tutti un sacco di cani qua giù. Andiamo dietro a questa parte, potremo recuperare le nostre forze per Trantagilla e riposarci un po'. Non fa mai male, quindi, perché no? Sono sempre stato curioso di esplorare le varie locande. Volendo possiamo anche salvare le nostre forze, i nostri progressi, cioè. Qui non c'è niente di interessante. Salendo di qua al piano di sopra, qua abbiamo un negozio, sì, un negozio di materie. Tuttavia, come adesso potete vedere, sì, vabbè, non ci interessa cosa hai da dire. Ci sono le materie base, quindi è un po' inutile, ve le faccio vedere giusto per completezza. Invece andiamo al piano superiore, dove possiamo prendere e comprare degli accessori. Sì, era in solder questo tizio, aveva aperto un negozio. Vabbè, non ci interessa però. Allora, i Silver Glasses ci proteggono dallo status blind, scusate, e la Headband, cioè, ci protegge dallo status Morfeo. Sono due oggetti che possiamo, accessori che possiamo equipaggiare entrambi. Però io direi che per ora non ne abbiamo bisogno, sinceramente. Direi di rimanere con questo, con la Protect Vest che ci dà la vitalità, ci aumenta la vitalità di 10 punti. Abbiamo comunque tanti altri compagni di squadra, potremmo darli a uno di loro, non preoccupatevi. Continuiamo ad andare avanti, guardiamo in tutte le case. Da quest'altra, in quest'altra casa, andando dritti di qua. Sì, gente che si riposa così, vabbè. Qui intanto prendiamo uno Speed Source che ci aumenta la velocità, lo usiamo dopo, adesso mi va. Salendo qua sopra troveremo un altro soldato in scala 1 a 35. Vedete, fin da piccoli, se trovate due oggetti uguali di seguito, pensereste, ah, sono due su 35, buono, e invece no. Non ne troverete quasi più altri, se non so se non mi ricordo se ne trovate altri più avanti, però comunque vedrete che non saranno 35. In quest'ultima casa, quest'ultimo appartamento, non ha niente, questo qua dice, non è rimasto molto. In questo negozio invece ci sono sempre delle armi, però sono armi decisamente inferiori rispetto a quelle che ci vendeva il tizio di prima, quindi potete anche lasciarlo stare. Dico che tanto per completezza invece me l'ero dimenticato. E ora possiamo andare dritti al molo, pronti per la prova. Eccoci al molo. Molto bene, è il momento. Tadam! Hot! Il pesante Rufus è arrivato adesso. È il momento. Ricevimento dell'esercito di Junon. Fatelo bene, fatelo con entusiasmo. Pronti? Sinistra! Come vedete, sotto è vi è la percentuale di umore del presidente Rufus. Aumenterà se faremo in sincrono con gli altri soldati i vari movimenti. Non nei movimenti con le frecce, ma i movimenti con i vari tasti triangolo, cerchio, quadrato. Se li facciamo in ritardo, però, non aumenterà il nostro punteggio con presidente Rufus. Intanto io ci sarei 13? Mettiamolo. Vabbè. Cercare di seguire con attenzione tutti i movimenti. Vabbè, mi sono un attimo bloccato qua. Forse riusciamo a recuperare qualcosa, dai. Allora, se
l'umore del presidente rientrerà tra 0 e 60, riceveremo dei Silver Glasses. Tra 61 e 90, una HP plus materia che aumenterà gli HP della nostra, gli HP del nostro personaggio. E tra 101 e 190 avremo un Force Stealer. Riuscire ad arrivare a 100 punti, meno male, tra 90 e 190, scusate, avremo uno Force Stealer. Direi che è andata pure bene. Ci ho detto, abbiamo recuperato 30 punti con l'ultima mossa. Ben fatto. Siete al giusto livello della scena. Forza. Dacci la nostra ricompensa. Qui c'è un mono speciale per te. Un segno della gentilezza del presidente. Non dimenticarlo. Oh, abbiamo ottenuto finalmente un Force Stealer, che è un accessorio che ci consentirà più avanti di aumentare alcuni parametri. Una volta che si sarà sparsa la voce che Sephiroth sarà qui, Cloud e i suoi amici si faranno vedere. Li elimineremo nel momento stesso in cui li scopriremo. Non possiamo permettere di intracciarci la strada. Lasciateli a me, signore. Pensavo di averti detto di smetterla con quella stupida risata. Oh, sta partendo. Dobbiamo imbarcarci. Premendo i vari tasti possiamo fare delle mosse molto buffe. Bene, riposo. Ci è andato vicino. Heidegger era davvero nervoso oggi. È perché oggi è scomparso, lasciando la lettera di dimissioni. Ah, quindi anche oggi se n'è andato. Heidegger è stato costretto anche di occuparsi dell'indagine. Ehi, pensavo di avervi detto riposo! Chi è che sta saltando così? Abbiamo del lavoro da fare, sbrigati! Sì, sicuramente. Scappa, scappa, fuga! Imbacchiamoci. Attraverseremo l'oceano, fino a un nuovo continente. Anche se stiamo indossando degli uniformi della scimmia. E con questa bella visuale sul mare, io vi saluto, amici da Sobo Game Love, finita la 23esima puntata di Game & Guide. Io vi ricordo che la 24esima puntata, che ho già in montaggio, sarà pubblicata molto presto, spero già per la fine della settimana di averla pronta. Vi ringrazio di aver seguito questa puntata, spero vi sia piaciuta, scusatemi ancora per averci messo così tanto. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, commentate qui sotto il video, mettete un bel mi piace, condividete il video e iscrivetevi soprattutto al canale. Ricordatevi anche di mettere mi piace alla nostra pagina Facebook e per essere sempre aggiornati con le nostre ultime novità. Vi ricordo inoltre che io e il boss siamo co-admin di questa community che si chiama Second Life. Vi lascio tutti i link in descrizione, ma in sostanza è una community che consente ai piccoli youtuber o ai youtuber emergenti di avere la visibilità che meritano. Ma vi lascio comunque tutti i link in descrizione per essere meglio aggiornati. Io vi saluto, da President Shir è tutto, alla prossima puntata. Ciao ciao!